cara. Eu vi ter filho elétrico, tá? Con le mani, sempre, sì. Partecipazione che si vede da sé, poi ognuno darà i numeri che vuole, chi vedrà, io ho l'opportunità diversamente da voi di vederla dall'altro, garantisco che piazza 20 settembre è piena, ma l'altro dato ancora più significativo e che dovrà far riflettere chi oggi non è in piazza con noi, e chi in questi giorni si è andato dicendo che i scioperi si fanno al venerdì perché così si allunga il weekend, è l'adesione allo sciopero che abbiamo registrato in tutta la provincia, perché altro dato che non deve sfuggire a nessuno, ed è che non è l'unica manifestazione che facciamo nella provincia di Livorno, in questo momento c'è un'altra manifestazione con una partecipazione importante, oltre 2000 persone a Piombino, e l'adesione allo sciopero in tutta la provincia, in tutti i settori, va dall'80% fino al 90% con picchi del 100% in alcune aziende. Io penso che questa sia la migliore risposta nei confronti di coloro che dicono che la CGIL è isolata. Emozionata. Allora, poi volevo precisare che io parlo sì per la mia ditta Palmar, ma anche per le ragazze della ditta Miorelli, che è l'altra ditta appaltatrice. Mi presento, sono Erika, una delle 1000 lavoratrici in Toscana, 10.000 in Italia, che durante le vacanze scolastiche di dicembre sono viste recapitare dalla ministra Gelmini il pacco di Natale che conteneva la riduzione del 25% del contratto di lavoro a seguito di tagli nelle scuole statali. Siamo lavoratrici, io e le mie colleghe, siamo soprattutto donne che lavorano con contratto part-time, con uno stipendio medio attorno alle 400 euro. Molte di noi sono anche monoreddito, con un'età che non consente una facile ricollocazione nel mondo del lavoro, soprattutto oggi, con questo governo che non fa investimenti che riguardano l'occupazione e soprattutto non fa investimenti nei confronti dell'occupazione femminile, che sempre di più subisce i danni della crisi. Anche nella nostra città vorrei ricordare che sono state le donne che per prime hanno perso il posto di lavoro, e qui vorrei ricordare le lavoratrici della Giolfo e Calcagno, così come vorrei ricordare tutte le lavoratrici delle appalti che ogni giorno, spesso in solitudine, si vedono mettere in discussione il livello dei diritti e le loro condizioni. Essere lavoratrice delle appalti terziarizzate vuol dire avere contratti che non prevedano ammortizzatori sociali, vuol dire che nella situazione di perdita di salario, come è attualmente la nostra, per noi è possibile attivare soltanto la cassa integrazione in deroga, limitata nel tempo, insufficiente per far fronte all'emergenza, perché senza certezze sarà il nostro futuro ormai prossimo, perché a giugno scade l'appalto ed abbiamo timori di forti ripercussioni sui livelli occupazionali. Sì, perché sembra che il nostro destino sia segnato soprattutto dall'indifferenza della stragrande maggioranza delle persone che volutamente non vengono ben informate dai giornali e dalle televisioni nazionali, imbavagliate da questo governo. Abbiamo fatto scioperi, presidi davanti al Ministero, ma le televisioni non potevano occuparsi di noi, dovevano pensare agli affari privati del nostro primo ministro, perché quello fa audience e noi no. Bello precisarlo. Si deve parlare di tutela dei diritti, ma siamo sempre presenti da 12 anni nelle scuole statali livornesi a far bene il nostro lavoro con dignità. Siamo ad accogliere i vostri figli nelle scuole, siamo a pulire le aule, a garantire igiene, siamo di sostegno nell'accudire i bambini disabili, siamo in poche parole a garantire igiene e sicurezza con professionalità e responsabilità. Ed è solo grazie al lavoro che in questi anni abbiamo fatto tutte insieme, con il sindacato e soprattutto con la CGIL, abbiamo dato dignità e visibilità alla nostra occupazione, che oggi qualcuno
qualcuno ci vuol togliere. Infatti, l'attacco della ministra Gelmini non è soltanto verso le ditte esternalizzate, ma non volendo più garantire servizi scolastici in modo sufficiente, non solo mette a rischio la salute e l'integrità dei nostri e dei vostri bambini, ma soprattutto vuol portare la discussione su piani che inevitabilmente potranno sfociare in scontri sociali e che serviranno a dare, insieme a tutti i tagli selvaggi fino ad ora compiuti, l'ennesima spallata alla scuola pubblica e allo sviluppo culturale delle nuove generazioni. Vi ringrazio.